è stato il cardinal Beniamino Stella, prefetto della Congregazione per il Clero, a presiedere la celebrazione eucaristica in occasione della giornata del Giubileo di San Donato all'interno della cattedrale. Nelle sue parole la gioia di essere ad Arezzo e di essere davanti a così tanti fedeli, un migliaio quelli arrivati in città riuniti nella casa di San Donato. Le parole del cardinale non potevano che essere rivolte al secondo vescovo di Arezzo, San Donato, definito dal cardinale pastore zelante per gli aretini, amati e serviti in vita e poi custoditi con paterna intercessione dal cielo nel corso dei secoli. Questo popolo cristiano che risponde ai suoi santi, che ha nel cuore e nella memoria questa benedizione del cielo che però tocca i cuori, tocca la vita. Dobbiamo stare vicini ai santi e non solo pregarli, che è una cosa importante, ma soprattutto imitarne l'esempio. I santi, come dicevo anche nell'omelia, ci custodiscono e ci incamminano verso quelle mete cristiane per cui loro sono passati. Quindi l'impegno di una vita, soprattutto di vita cristiana, nel quotidiano, in quel vissuto dove proviamo un po' la nostra autenticità, il nostro sentire. Chiedo oggi a San Donato e agli altri patroni che sono passati in queste terre aretine di benedire queste comunità, soprattutto le famiglie, i giovani, tanti problemi, tante difficoltà. Ecco, che San Donato e tutti i santi benedicano le famiglie, i giovani, persone in difficoltà, persone che lottano e che soffrono ogni giorno in questo pane quotidiano difficile. Prego anche per forse tanti rifugiati che sono venuti in queste terre. Ecco, ricordiamo anche l'esempio, l'insegnamento del Papa. Apriamo il cuore alla carità, all'accoglienza, perché Dio possa benedire i nostri passi. Se siamo generosi, Dio sarà grande e buono e misericordioso con noi.